piuttosto importanti dal punto di vista teoria delle fonti. E do subito la parola all'avvocato Guido Scorza, che è anche lui di casa qui a Roma 3, facendo parte del comitato organizzatore del master sulla responsabile protezione dei dati personali, ed è uno dei grandi esperti della materia di cui stiamo discutendo. Intanto buonasera, intanto grazie per l'invito, ci vengo sempre molto volentieri. In realtà io oggi mi sento assolutamente come un pianista dilettante invitato a suonare con un'orchestra blasonata, e quindi di fatto sono qui senza pagare il biglietto, ho ascoltato fin qua un bellissimo concerto di idee, di riflessioni diverse. Aggiungere qualcosa di nuovo, di originale, ma soprattutto di intelligente dopo la carrellata considerazioni sentite sin qui è incredibile. Difficile, quindi io mi limito davvero a pochissimi tweet, forse più da osservatore che non da cultore o studioso di questa. Il primo tweet, se dovessi lanciarlo in questo istante, lo lancerei dicendo GDPR in Italia, trionfo o piuttosto sconfitta del diritto alla privacy moderno. Certamente è presto per fare giudizi, essendo addirittura la vigilia di questa data di diretta applicazione, però probabilmente qualche numero, qualche data suggerisce purtroppo che siamo più a celebrare una sconfitta, prossima avventura, che non viceversa un successo. Quali sono le date alle quali penso? Beh, penso innanzitutto alla data della proposta del GDPR, una data che ritorna indietro al 2012. Penso alla data che porta il GDPR, quella dell'entrata in vigore, che oggi ci rende quasi ci fa proprio risultare difficile dire sta per entrare in vigore. No, non è corretto dire che sta per entrare in vigore, è in vigore addirittura da 2 anni, è in vigore addirittura dal 2016. La data in cui il GDPR sarà direttamente applicabile, il maggio del 2018, 2012, 2018, siamo a 6 anni, ma ci stiamo dicendo, e con il decreto legislativo alla mano possiamo dirci in maniera matematica, che in realtà perché GDPR in Italia possa considerarsi non in vigore, non direttamente applicabile, ma operativo, volendo introdurre una espressione diversa, noi dobbiamo serenamente pensare di arrivare al 2019, perché alcuni dei termini che lo schema di decreto legislativo riconosce al garante per gestire talune delle questioni sul tavolo, penso ai codici deontologici, sono accompagnati da un termine di 6 più 6 mesi, quindi diciamo che se anche oggi fosse in vigore quel decreto, il 2019 sarebbe il primo momento utile per dire il quadro normativo che rende direttamente applicabile per davvero il GDPR in Italia 2019. Ora, chiunque si occupi di nuove tecnologie sa perfettamente che nell'intervallo di tempo dal 2012 al 2019 abbiamo vissuto almeno un paio, per non dire 3, ere geologiche completamente diverse. Quindi è vero che parliamo di un regolamento alto, è vero che parliamo di un insieme di principi fondanti di una materia, è altrettanto vero che qualsiasi corpus normativo è contaminato dai tempi, e la contaminazione dei tempi nel GDPR si sente, secondo me, in maniera importante, in maniera forte, non fosse altro che perché noi oggi siamo qui a discutere nel maggio del 2018 di GDPR, ma le imprese che sono lì fuori ovviamente la testa sta già correndo ai privacy, al regolamento sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, che arriverà, avrebbe dovuto accompagnare questo processo, ma arriverà dopo. Ora, è ovvio che già questa frattura GDPR versus regolamento di privacy è una frattura figlia dei tempi, nel senso che l'eccezione tecnologica, l'eccezione della comunicazione elettronica nel governo della privacy nel 2018 è, a mio avviso, un'eccezione semplicemente inesistente. Cioè non c'è azienda lì fuori, non c'è titolare del trattamento lì fuori, nel pubblico come nel privato, che non abbia l'esigenza di confrontarsi contestualmente con i due sistemi normativi, che però restano separati, figli di origini diverse. Certo che tra il 95 e il 97, quando vedono la luce questi due sistemi, con la direttiva privacy originaria generale e poi con l'e-privacy un paio d'anni più tardi, beh, ancora si poteva discutere di un'eccezione per le comunicazioni elettroniche. Oggi quell'eccezione è nata in qualche modo vecchia. Quindi diciamo, questa prima riflessione, mettendo in fila queste date, mi fa dire più facile che discutiamo
di una purtroppo sconfitta che non di un successo. Però vado avanti e faccio sempre appello, non avendo molto da aggiungere al mondo del diritto, al mondo dei numeri, a caccia appunto di qualche suggerimento su sconfitta o successo. Il codice privacy aveva 186 articoli, 44.000 parole e sostanzialmente un'autorità che ne era fortissimamente alla guida. Sì, si guardava anche in applicazione del codice privacy all'Europa, però per la verità, lo ricordava prima Oreste, in tanti anni di applicazione del codice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fatto alcune importanti incursioni nell'universo della privacy nella fase crepuscolare di quel sistema e di quell'ordinamento, quando effettivamente era ormai destinato a essere consegnato all'oblio. GDPR sono 99 articoli per 54.000 parole, cui si aggiungono i 78 articoli, in questo momento dico sopravviventi nel codice privacy, forse sopravvissuti all'abrogazione, per 20.000 parole, cui si aggiunge il decreto legislativo con 28 articoli e 21.000 parole. Ora, per carità, non voglio portare i giuristi a giocare con la matematica, però quello che è una certezza che secondo me in questo momento abbiamo sul tavolo è che c'è una serie di destinatari di queste norme che nella logica del GDPR dovrebbero essere responsabilizzati quanto mai a confrontarsi in maniera autonoma con questo corpus normativo, perché le scelte devono farli da soli, e devono farle da soli perché la valutazione di correttezza o meno di quelle scelte è una valutazione che correttamente nell'impianto di GDPR si sposta in una logica ex post, che si trovano a confrontarsi con un quadro normativo che mai è stato così tanto complesso. E allora, per carità, è corretto spostarsi verso l'accountability, però non ci si può neppure spostare contemporaneamente in quella direzione dell'autoresponsabilizzazione, della complicazione, della complessità normativa, perché il risultato che da praticante del diritto della privacy purtroppo io vedo è che lì fuori aziende in assoluta buona fede faranno scelte sbagliate delle quali inesorabilmente saranno chiamate a rispondere, in molti casi a rispondere pagando un prezzo salato, come sono salate le sanzioni del regolamento, solo ed esclusivamente in ragione della complessità del sistema regolamentare con il quale, del sistema regolamentare complessivo con il quale ci troviamo a confrontarci. E allora, cercando di andare almeno su questo tweet alla conclusione, ma gli altri due sono più tweet veri e più brevi, io ho e mi fa piacere di trovare il conforto nelle parole di Oreste, la certezza che la legge delega e non l'intervento delegato sia stata una legge delega sostanzialmente sbagliata, nel senso che qui la strada corretta, l'unica strada corretta in quella impostazione del regolamento, sarebbe stata quella dell'abrogazione, sofferta solo psicologicamente, solo dal punto di vista sociale ma non giuridico, del codice privacy, e concentrare l'attenzione di tutti sul testo di quel regolamento, evidentemente da interpretare a livello nazionale con l'intervento dell'autorità, e che quella legge delega sia sbagliata due volte, come tante altre leggi deleghe, nella misura in cui mentre annuncia e dà corpo ad una rivoluzione importante come quella di GDPR, ha la solita clausola di chiusura che ormai siamo tutti quanti abituati a digerire come se fosse ovvia o naturale, cioè ad invarianza del bilancio. Una rivoluzione come questa, l'invarianza del bilancio, non si fa esattamente come quando ti dicono riscrivi il codice dell'amministrazione digitale, trasforma l'amministrazione in digitale, ma fallo a 0 euro. I miracoli non si fanno. Quindi un garante per la privacy che è protagonista e che deve essere protagonista indiscusso, perché l'unica chance che abbiamo è evidentemente guardare alle autorità garanti, e ciascuna a quella di casa sua, per un fatto di contiguità, di comunanza, di sensibilità e quant'altro, che deve guidare questa rivoluzione qui a 0 euro, e evidentemente non la guiderà. Sono soltanto perplessità del catastrofista, le mie non credo, perché non è che sia cresciuto soltanto il quadro normativo, è che la complessità genera complessità, e quindi se voi fate domani mattina un esperimento empirico e prendete le info privacy di Facebook, di Twitter e di Google, ne contate i caratteri nella versione in vigore oggi e in quella in vigore al 26 di maggio, al 25 di maggio, quello che scoprite è che nella media hanno il 25-30% di parole e di caratteri in più. Quindi una delle linee direttrici doveva essere semplicemente
semplifichiamo, parliamo chiaro, facciamoci capire quando raccontiamo quali sono le forme di utilizzo dei dati degli interessati e quali i loro diritti, il risultato è perfettamente mancato, perché naturalmente di fronte ad un quadro normativo complesso la risposta non può che essere più complessa. E quindi quello che diceva prima il professor Pardolesi è qualcosa che mi trova straordinariamente d'accordo: noi stiamo per entrare per l'ennesima volta nell'era dell'accetta e continua. Accetta e continua significa che sì, per carità, l'infoprivacy e il GDPR un risultato l'ha raggiunto, quello di mettere il titolare del trattamento con le spalle ancora più protette di quanto non l'avesse ieri, perché domani di dato ho detto proprio tutto, e però l'interessato nella condizione naturalmente di non potersi poi concretamente difendere. Altri due tweet, ma veramente rapidissimi. Uno è una preoccupazione grossa, per la verità, con la quale mi confrontavo prima con la professoressa Finocchiaro, ma forse c'è anche un po' di giallo e sta bene che ci sia nel processo di normazione del decreto, perché io nella versione definitiva del decreto leggo una norma che abroga alcuni passaggi del primo comma dell'articolo 122 del codice privacy. L'articolo 122 del codice privacy è quello sul quale si regge la cookie policy. Il provvedimento del garante sulla gestione dei cookie ha come presupposto esattamente il primo comma del 122. Il 122 viene abrogato, o almeno verrebbe abrogato stando alla versione approvata, bollinata per come si dice dal MEF, è trasmesso alle Camere, e quindi in realtà il 26 maggio la cookie policy, la cookie law alla quale tutti quanti ci siamo abituati, cessa di avere efficacia senza nessuna esigenza di valutazione successiva del garante. Questo per me è un fatto evidentemente allarmante, perché se così fosse noi il 26 maggio dobbiamo rassegnarci ad avere una miriade di titolari del trattamento pubblici e privati che saranno evidentemente fuori legge. La mia personalissima opinione, tra l'altro, era che con il regolamento di privacy di Elia Vigilia, ormai prossimo, quanto non lo so, ma prossimo all'emanazione, questa materia non dovesse formare oggetto di alcun intervento, e questo avevo inteso nel corpo del decreto, però così oggi leggo e così non è stato. Ultimo tweet, e mi taccio facendo il regalo più bello che un avvocato può fare a gente che stima, la portabilità dei dati. Io qui sono preoccupato, meno di quanto non sia preoccupato, ma soltanto per un fatto quantitativo, della cookie law, ma ugualmente preoccupato, perché la mia percezione, sempre da praticante del diritto, è che quello che nel corpus del GDPR è un diritto importante dell'interessato, sia via viceversa a divenire, come in parte è corretto che sia ed era previsto che fosse nella logica del GDPR, uno strumento pro competitivo. E però questo strumento pro-competitivo, attraverso il quale un titolare del trattamento può dire all'interessato, esercitando la forza economica che lo contraddistingue nei rapporti del singolo utente: se ti presenti alla mia porta chiedendo al tuo vecchio o ad altro titolare del trattamento di portare con te i tuoi dati personali, io ti pratico condizioni commerciali più vantaggiose, penso all'ambito del credito al consumo, ma penso a tantissimi altri contesti analoghi, mi fa dire che in realtà una norma che serviva a consentire all'interessato di essere libero di scegliere di abbandonare Facebook e salire sulla piattaforma di social network del futuro, domani è uno strumento di moltiplicazione sostanzialmente all'infinito dei trattamenti dei dati personali degli interessati, e quindi potrebbe abbandonare l'alveo nel quale è nato. Io vi ringrazio e resto a sentire l'epilogo del concerto.